qualche giorno fa i principali atleti mondiali hanno ricevuto una scatola nera che conteneva al suo interno un nuovo prodotto che è stato lanciato da Morten proprio oggi sul mercato mondiale. Ho la fortuna di averlo potuto testare pure io nei giorni scorsi. La mia scatola conteneva al suo interno non soltanto il Morten, ma anche il Minion, ma il vero gioiello della scatola è questo nuovo prodotto chiamato Solid 225 e 225C. Nei prossimi minuti vi spiego di cosa si tratta, sapendo che in effetti con questo lancio Morten ha completato il catalogo che prima era relativo soltanto a gel energetici, i migliori presenti sul mercato, che però avevano la limitazione di non essere solidi. Prima di vedere di cosa si tratta, sappiate che questi prodotti mi sono stati inviati gratuitamente da Morten per effettuare una piccola recensione e anche qualche post su Instagram. Utilizzo comunque i gel da parecchi anni, sono per me davvero fondamentali e in effetti stanno diventando fondamentali anche per molti podisti amatori e anche atleti super evoluti. Sappiate che è stato pubblicato un articolo l'anno scorso sul American College of Sport Medicine nel quale si racconta che questa tecnologia idrogel consente in effetti di migliorare la performance di corsa durante le gare, mentre questi Solid 225, sebbene siano indicati dall'azienda svedese come essere dei prodotti super innovativi, non sono ancora stati valutati a livello scientifico internazionale da un gruppo di scienziati indipendenti. Quindi sappiate che ritengo che siano sicuramente dei prodotti validi, ma questa recensione racconta semplicemente qual è la value proposition dei prodotti stessi. Finora abbiamo visto nelle principali maratone mondiali il famoso gel 100 di Morten, ma anche quello con la caffeina che è stato introdotto l'anno successivo. Questi prodotti hanno dimostrato di consentire ai podisti amatori, poi nei prossimi giorni magari farò una recensione completa raccontando tutta la storia di Morten, questi prodotti hanno di fatto cambiato il modo di approcciare la maratona. Ma il catalogo di Morten mancava un prodotto non a base di idrogel e di fatto con il lancio del Solid 225 l'azienda svedese è riuscita a realizzare questo obiettivo che, come al solito, si basa su quattro elementi fondamentali: la scienza, gli atleti, la nutrizione e soprattutto una performance eccezionale. Ma quindi che cosa sono questi Solid 225? Innanzitutto sono pensati per essere un complemento ai gel, sono in effetti delle barrette energetiche a base di avena e di riso. Esistono di due tipologie, il Solid 225. 225 sono relative alle calorie che assumerete quando prendete una barretta. È una barretta a base di avena dolce naturale, mentre la versione con la C è chiaramente a base di cacao per permettere a noi podisti amatori, ma anche ad altri sportivi, di avere dei gusti differenti che vi consentono in effetti di utilizzare qualcosa di solido utilizzato in situazioni in cui la performance è per parecchie ore e di conseguenza magari assumere soltanto una sostanza liquida potrebbe non essere piacevole per il vostro corpo. Ma quindi la domanda sorge spontanea: stiamo parlando di una barretta oppure no? La questione non è così semplice, nel senso che sicuramente una barretta ha l'aspetto della barretta, ha la forma di una barretta, però la value proposition di questa barretta è che è legata alla performance e al recovery e di conseguenza non deve essere confusa, così dice l'azienda svedese, rispetto a un prodotto di supermercato che ovviamente magari offre le stesse calorie ma non ha la stessa, dal punto di vista tecnologico, valenza nutrizionale, anche perché quest'ultima ti consente, consentirebbe, di salire sul podio. A livello di contenuto energetico stiamo parlando, come ho già detto, di 225 grammi, 3,6 grammi di grasso per ogni barretta energetica, soprattutto 44 grammi di carboidrati e una quantità piuttosto modesta di proteine. Stiamo parlando di 2,3 grammi di proteine, di 0,6 grammi di sale, cosa che rende la barretta particolarmente appetibile, ma al tempo stesso non potrebbe essere chiamata barretta proteica. A livello di ingredienti, leggo dalla confezione, che purtroppo non è scritta in italiano, ma in tutte le altre lingue europee, è senza glutine, contiene fondamentalmente avena, sciroppo di fruttosio, glucosio, maltodestrine,
zucchero, farina di riso, olio di tornasole e nella versione C anche il cacao. Ogni confezione, come al solito, contiene 12 barrette, 6 con la versione al cacao e 6 normali. Alla fine le barrette sono molto simili a livello di ingredienti, al tempo stesso la versione col cacao ha un gusto relativamente diverso. Secondo me potrebbe essere davvero un'alternativa a ulteriori prodotti che avete utilizzato, che state utilizzando in questo momento. Per i maratoneti o per chi corresse lunghe distanze potrebbe essere utilizzato questo Solid 225 come alternativa post allenamento, nel caso in cui si volessero fare la scorta dei carboidrati in maniera molto rapida. Potrebbe ovviamente essere utilizzato magari in situazioni in cui non avete la possibilità di pranzare prima dell'allenamento o qualche ora prima dell'allenamento, perché comunque contiene una quantità abbastanza importante di carboidrati che quindi vi potrà questa cosa consentire poi di allenarvi magari intensamente. A livello di ciclismo questo prodotto viene suggerito per allenamenti abbastanza intensi e soprattutto pre e post allenamento. Per quello che concerne gli ultra runners, questo Solid 225 è suggerito ogni 4 ore di allenamento ed è in effetti indicato anche per tutti coloro i quali volessero integrare un livello di sodio particolarmente basso, e chiaramente offre 225 calorie e sicuramente molto digeribile. Dal punto di vista del triatleta normale, tra virgolette, questo prodotto potrebbe essere utilizzato tra una sessione e un'altra di allenamento, oppure pre e post allenamento, anche perché, come ho già detto, offre davvero una possibilità di recupero di carboidrati piuttosto rapida. Dal mio punto di vista questi prodotti sono davvero eccezionali. Chiaramente non è ancora chiaro quale sia il prezzo, quale sia la distribuzione in Italia, anche perché paradossalmente sulla scatola la traduzione in italiano non è ancora disponibile. Al tempo stesso però sono convinto che per tutti gli atleti seri e interessati non soltanto a utilizzare i gel Morten, questa potrebbe essere un'alternativa particolarmente efficace, soprattutto se volete fare il vostro personal best. Per chi non volesse mangiare soltanto carote, tra l'altro sarebbe davvero eccezionale se vi potesse iscrivere al canale. Nei prossimi giorni vi racconterò di ulteriori recensioni relative all'alimentazione, tecnologia e tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima.